Io le donne non le capisco. A me le donne mi lasciano, se apro bocca si annoiano. Forse il colore della mia punto, oppure il mio look che crea disappunto. A me le donne mi lasciano, se m'avvicino spariscono. Vorrei essere Rocco Siffredi o il guru tantrista che massaggia i piedi. A me le donne mi lasciano, senza esitare rinunciano. Chiedo aiuto allo psicanalista, non capisco il loro punto di vista. A me le donne mi lasciano, anche le milf m'accannano. Ieri una tipa con la dentiera è scappata via come avessi il colera. E vorrei tanto tenerle per mano, sentirmi dire ogni tanto ti amo. Ci vorrebbe la barca e l'aeroplano, anche il fascino di Califano. Nonostante questa canzone la sentiamo più volte, a me piace ascoltarla tutta, sai, no? Che dice bene, vero? Perché non... Mi piace questa canzone moltissimo. A me donne me lascia, non è colpa mia. Gli ho raccontato com'è che la grafica. Raccontagliela perché Califano mi disse tanti anni fa, mi disse proprio quando ci siamo conosciuti: lascia perdere donne che sei un perdente. Mi sono assegnato questa cosa, capito? Perché? È stato un piacere. Chi è che è un vincente? Nel senso che dici aerei, macchine, no, ma le donne mi lasciano nonostante. È un gioco questa canzone, certo. È un gioco, però l'ho scritta un giorno che mi aveva lasciato la mia donna. Io sono andato a dormire in un B&B alla stazione Termini, il massimo dello volevo toccare il fondo, no? Certo. E quindi in questo fondo che ho toccato, sul serio, tra blatte, ragni, polvere e la stazione Termini, 5 del mattino, ho scritto questa canzone. Vedi, allora è vero, perché molti cantanti ti dicono che sei praticamente crei quando stai male. Certo. Infatti Luciana diceva: quando sto bene vado in bicicletta. Esatto, fai altro. Scusate, allora finalmente siamo riusciti a fare il collegamento con Maria Consiglio Visco. Sono Maria. Distrutta, ve lo dico, devo dormire mezz'ora prima di... Sono distrutta, non mi era mai... Io poi... 2 matematica, 0 computer, internet, però 0, meno di 0. Che poi tu mi scrivevi, fanno uno squillo e non prende l'oro. Io poi mi dicevano cose tipo: riavvia, metti il cloud. Io posso solo riavviare il phone quando cade a te. Io voglio dirvi 3 cose. Ci tengo un sacco a dire a Mary se vogliono far entrare nel team Mary Co. Certo, certo. Perché? No, perché per me avere un amico, cioè io vi odio, nel senso che vi adoro, perché non è, io penso che è molto più facile trovare un amore che trovare un amico così. Cioè, io magari avessi un amico che mi dice pure che sono un cefalo tutti i giorni, io sarei felicissima. Cioè, per me è un dolore enorme non avere la sincerità. Io sono circondata da esseri inutili. Anzi, posso invitarvi come personaggi VIP nel varo della nave degli uomini inutili che farò a luglio. Mary, ma io guarda, ma qualche uomo inutile qualche volta va bene, non buttarli. E poi te li portiamo noi da Roma, un po' di uomini inutili. Ma io vivo a Roma. Ah, no, sei a Roma? Allora, per questo pensavo di fare Mary Co. Bene, può essere anche un'ispirazione per una canzone nostro maestro. Il maestro adesso ce ne scrive una. Mary Co. Senti, no, non serve niente. È un piccolo plagio, ma va bene. No, ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa, ma va bene. Senti, Mary, ma vuoi far sentire? Dici poi. No, io oggi ho una striscia dance proprio dedicata di cui abbiamo protagonisti, nel senso che a loro sarà capitato anche a voi. Va bene, siete pronti? Vai, per favore non fate come tutti quelli che finisco il balletto e intervengono. La devo dire la striscia dance. Esatto. C'è il preambolo e poi c'è la cafonata finale. Vado? Vai. Innanzitutto già pronti i miei serpenti. Come avrei fatto senza il bio? Sarei morta. Vado, sono pronta. Vai. Striscio, dance, lascia in pace la tua biscia, sola tanto striscia, solo questo tu sai fare, strisciare. Oggi la striscio dance la dedico a tutti gli opportunisti, quelli che si innamorano per interesse, quelli che sono amici di qualcuno per interesse, la dovete finire.
cioè questa cosa si deve chiudere, basta l'interesse, lasciatemi andare, la vita è una, amate anche un uomo per quello che ha, per quello che può fare, non sempre. Io vedo delle persone che vivono solo con l'opportunismo, quello mi serve per quell'altro, quell'altro, io faccio la cena perché mi serve quello, mi serve quell'altro, a me non mi serve niente, mi serve però un Mary Co, quello mi serve. No, veramente, ma è bellissimo, ma grande. Oh, ma, sì. ma tu te le scrivi da sola tutte le volte? Sì. Ma no, c'è proprio tutto il testo certo. Che ho mandato, io spero. Aspettate che c'è Rudy, aspetta un attimo che c'è Rudy che sta ridendo. Rudy. Ciao Rudy. Ciao Rudy. Ciao. Per io te sono stato senza parole. Voglio produrre un disco subito. Sì, ma se mi vedete quando la ballo poi. Perché io sono pazzo di gioia. Io... Uno per volta a parlare. Vai, vai. No, parla Rudy. Vai Rudy. No, no, ci mancherebbe duchess. No, dicevo, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Che sento. Ciao Sonia, ciao, finalmente Rudy. Siamo in una diretta insieme. Esatto. Dicevo, sono pazzo di gioia di questo ballo, di questa canzone, che se volete diventerà il ballo dell'estate. Secondo me bisogna... Assolutamente, ma poi le sì, parole però ci siamo stupende. Anche noi, eh. Noi facciamo le coriste. Assolutamente. Mary Co, certo. Mary Co, perché poi nelle parole c'è anche striscia, striscia, lecca, lecca, guarda, guarda, se mi guardi lecca, ti perdono. Lecca, lecca. No, vabbè, poi vi mando le parole che sono stupende. Ecco, sì. Striscia, striscia, grazie, lecca, se lecca. Ci mandi il testo, perché non vorremmo farci sì. Trovare impreparati no, quanto non coriste. Me lo fa, non me lo potete perdere. Senti, ma lo fai un no. Attimo, scusami, Cocò, noi la chiamiamo Cocò, sì. Maria Consiglio, certo, Visco, Visco, le diciamo sempre che è venuta educata, direbbe Troisi, perché si doveva chiamare Uga, no? Uga. E invece esatto. C'è 10 nomi. No, sono educata. È tanto lunga. Sono educatissima. Senti una cosa, no, ma fai quella là delle persone che ti chiamano soltanto per avere... Per avere ma piaceri. Facciamo poi sempre le stesse. Facciamo una cosa, una allora, new entry. Fanne un'altra. Fanne un new entry. Vado? Vai. Siete pronti? Preparati? Vai. Collegati? Striscio, dance, striscio, dance, striscio, dance. Lascia in pace la tua biscia. Tanto è sola striscia. Solo questo tu sai fare. Strisciare. Oggi la striscio dance... La dedico alle persone che quando ti chiamano ti dicono tutte quelle cose inutili, no? Tipo, che ne so, hai visto che ha fatto quello, hai visto che ha fatto quell'altro, hai sentito che ha detto quello, hai sentito... Dopo ore che parli con quello che gli vorresti veramente schiacciare un pugno in faccia, gli dici, senti, ma ho saputo che fai una cena domani. Sì, è vero, mi ero completamente dimenticata di dirtelo. Cioè, tu mi hai chiamato un'ora e mezza, hai parlato di cose inutili e poi la cosa più carina che potevi fare è invitarmi a te. Le persone, quelle che usano soltanto le persone per fare i cavoli loro. Che voleva questa qua, che faceva la cena, che poi è vero, mi ha chiesto, mi puoi prestare i tuoi Pyrex? I miei Pyrex, quelli miei Pyrex sono come le teglie da forno. Le teglie da forno. Ah, perché io cucino io benissimo. No, fra no. Le va. E come mai? Dai, cucina? Venite tutti a cena è da una, me. Che cos'è, una duchessa? E perché cucina lei? Non ha della servitù? No, vabbè, una duchessa. Non ha delle persone che cucinano. Mia nonna, che era una principessa, diceva: se vuoi comandare devi saper fare, quindi mi ha insegnato tutto. Poi io adoro cucinare, perché cucinare è amore. Io ho fatto anche un programma di cucina che si chiama Lady Maria Consiglio lo chic in cucina. mi immagino il povero grafico. E avevo un maggiordomo ecco, ok. Gelasio. E quindi, però io adoro cucinare, mi piace impastare, mi piace friggere, adoro la puzza della cucina, no. L'unica puzza che tollero. Ma come, la puzza altre, di fritto che ti rimane perché, nei capelli, essendo negli duchessa, non è abituata. Quindi, no, quindi io che cucino che con le cuffiette, cucino con le cuffiette di cotone. Ah. Rudy non ha sto problema, Rudy. No, detesto io che ero, ero fermo, ero fermo alla puzza di fritto nei capelli. Esatto. Che è una che non proda, mai provato questa cosa, Rudy.
Non l'hai mai provato? Mai, no, una volta quando ero piccolino. C'è una cosa che volevo dire, perché io ho studiato tanto la vita della duchessa prima di collegarmi. Sonia, tu che sei appassionata, dovresti sapere che la duchessa ha una collezione di oltre 1400 paia di scarpe. Ma lo immaginavo, guarda, lo immaginavo che dovesse avere comunque una passione un po' particolare. Se venite a casa vi faccio vedere le mie scarpiere. Sì. Che come dire che vi porto nel cavò per farvi vedere. Ma hai mai ci diamo del lei o del tu, duchessa? Del tu. Appunto, diamoci del tu. Ecco, eccolo. Con Gelasio, ma quanto è buono Gelasio. Chiaramente io con la servitù. Ma Gelasio? Mai, però, Gelasio? Però Gelasio è un nome che nell'intimità farei un po' fatica. Ah sì, Gelasio! È vero, cioè, non è che mi... No? Vabbè, tu lo chiami Gel. Esatto. Vabbè, potrei fare andiamo quello avanti, che vuol far ridere con avanti. Poco, ma non lo farò. Basta. Ecco. Andiamo avanti. Senti, scusatemi, diamo un po'. Rudy, ma che stai facendo? A proposito facendo di tu? Gel, Rudy. Ha un berrato, perplesso. L'unico gel che potrei avere a casa sarebbe esatto. Senti, che stai facendo? State registrando? Che fate lì? Ma sai che noi registriamo sempre. Sempre. Sì, siamo. Questo che vedete è il mio camerino. E stiamo registrando e basta. No, ma quale dei 15 programmi, Rudy? Come? Quale dei 15 programmi stai registrando? Dove oggi, ti trovi ora? Oggi mi trovo a Uomini e Donne. Ok. Ah. Vicino, comunque. Sì, noi siamo vicinissimi. Siamo vicini, ma non ci incontriamo mai. Sai, noi registriamo negli stessi studi con Rudy e con il gruppo di Maria, ma non ci incontriamo mai perché loro sono praticamente chiusi là dentro, perché registrano, no, dall'1 alle 4 un programma, dalle 4 alle 8 un altro, dalle 8 a mezzanotte un altro, poi 2-3 ore per dormire. E poi, infatti, Rudy vive lì. Adesso, se allarga la telecamera, ci stanno, c'è l'armadio, letto. C'è il letto. Il cane, il gatto, il coniglio, i figli studiano. I figli, tutti i figli. Non è che ti capita che stai registrando Uomini e Donne e pensi di stare ad Amici? Dici, oddio, aspetta un attimo. No, perché ho ruoli molto diversi, quindi questo no. Però mi è capitato 2 o 3 volte, Sonia scherza, ma mi è capitato 2 o 3 volte di provare a dormire in camerino senza andare a casa per comodità. Solo che di notte qui nei camerini girano giustamente le guardie che... Ah, pensavo gli altri che lavorano con te. No. E quindi 2 volte sono stato cacciato come un ladro da delle guardie con le torce che venivano in camerino a vedere se c'è qualcuno o no. No. È un grande centro questo, poi Sonia lo sa molto bene. Dove, sì, lo conosco. È anche bello, posso dire, anche visto che siamo... a Roma e siamo in una radio di Roma, è anche bello che questo polo sia così importante, con tanti programmi, quelli di Sonia, di Paolo, anche non solo quelli di Maria, che ha un po' spostato anche a Roma la centralità della televisione italiana. Questo è bello. È vero. Sì, è vero. Beh, si produce tanto lì e poi sicuramente, diciamo, 2 big, Maria De Filippi e Paolo Bonolis, adesso a prescindere dal fatto che noi li conosciamo, li vogliamo bene, però effettivamente, diciamo, fanno dei programmoni, sì, esatto. Tanta roba. Mamma mia. Senti, Rudy, ma secondo te è meglio avere un amore sincero o un grande amico o una grande amica fedele? Se dovessi scegliere, preferiresti una... È banale a dirsi, anche entrambi possono convivere, no? Un amore sincero e un... Ah, ma tu dici con la stessa persona? No, scusami, non ho capito. Dici, vedi, si è confuso con i programmi? No, allora, no Uomini e Donne. Adesso qua diciamo, tu è più no. Preferiresti, se dovessi scegliere, perché ovviamente, diciamo, sì. Se dovessi scegliere, preferiresti un amore duraturo o un'amicizia duratura, sincera?
Senza figli, eh? Ripeto, senza figli, senza figli. Tutte e due, certo, ovvio, tutte e due, certo. Poi anche, anche un viaggio alle Hawaii, anche però questo voglio dire, in generale... Un'amicizia, vero, un'amicizia tutta la vita. Anche io, sono d'accordo. Anche, guarda, perché ieri... Poi... scusate, non volevo, perché vai, con vai, i collegamenti ieri, a volte è cultivato. Ieri è uscita questa bellissima notizia di questi due signori anziani che hanno giocato, metti, 58.000 partite insieme a carte. Sì, sì. Ecco, è una storia bellissima di amicizia. Io ho mandato questo articolo del Corriere della Sera ai 3 o 4 amici che ho sparsi in giro per l'Italia dicendo... Voglio che la nostra amicizia sia così, cioè arrivi fino a 80-90 anni quando ci troveremo a fare 5.000 partite di carte, a passare del tempo tutti insieme. Questo è il sogno della mia vita, degli amici così. Sì, loro è vero, ma mi sa che l'ho proprio visto, l'hai postato Rudy? Sì, l'ho postato. L'ho visto infatti da lui, bellissimo, questi due signori che avevano giocato 50.000 partite a briscola. E credo che stessero in uno stesso posto, no? Sì, forse, sì, esatto. Sì, sì, ed erano praticamente invecchiati giocando a briscola. Però è pure monotono, cioè si può pure cambiare. Però che gioca a burraco. No, perché giochiamo, credo che fossero in, una, a me in un posto. Sto scherzando. Beh, ho capito, contessa, te piace cioè, cucinare con no, le scarpe col tacco, la puzza di fritto. Cioè, posso capire 8.000 partite di 50.000 partite di bridge, ma brisco, è pure una cafonata. Cioè. Ma pure il fritto però è una cafonata. Non lo so. No. Beh, mangiare il cibo è una forma di sesso, cioè il cibo è una comunicazione. Ah, il cibo è... No, lo so, Rudy, guarda. Credo che la vedrai nel salottino. La vedrai presto nel salottino di Avanti un Altro. Sonia Mary, ti volevo dire che io ho scritto un romanzo erotico. Ecco, allora parliamone. Esatto, che si chiama Dentro di me. Non è vero, no, non è vero. L'ha presa la lontana. Guarda la faccia di Rudy, guardate la faccia di Rudy. Lo sapevo che dicevate così. E infatti l'ho definito libro minigonna. Perché se una signora per bene, Maria, che ha due lauree, due master come me, scrive un romanzo erotico, tutti dicono, e lo chiama Dentro di me, lo titola Dentro di me, tutti ovviamente si sentono in diritto, dentro di te, dentro di te. Strano, e come strano. Ti permetti? Strano, perché, ma se tu non l'hai letto il libro, non sai che Dentro di me invece ha un significato bellissimo, ma io l'ho voluto chiamare apposta bella. Dentro di me. Ma non avevo dubbi, però sai che uno compra il libro senza averlo letto. Aspetta, quindi... dici Rudy, aspetta che però Rudy è deve... è attirato. Rudy... È che ormai sarà l'età, io col sesso ho smesso da tanto tempo, dentro di me mi fa venire in mente la carbonara, pensi? Perché c'è l'unica foto. La faccio buonissima. Ma venite tutti a cena da me. Mi viene in mente, vabbè, lascia sta che mi sta venendo in mente delle siete immagini. Pronti? Preparate? Collegate. In bianco e nero. A me vengono. No, vabbè ma di che parlava questo libro? Che devi fare? Parla di sesso, no, cioè un cuore di sesso. Ma dentro intenso. Ci sarà pure un'anima, cioè dentro se non siamo... Assolutamente, perché è una storia di una donna che vive a Roma e di un uomo che vive a New York. Quindi è autobiografica? No, è fidanzata a Los Angeles. Dicono tutti così, un'amica mia, vabbè. No, l'ho presa da uno spunto sicuramente di mail che ci avevamo io e questo fidanzato di Los Angeles. Ecco, vedi? Però è una storia che è doppiamente autobiografica. Rudy, ti rendi conto? Perché sì. Finisce con una sorpresa pazzesca. Non ci spoilerare il finale. No. Scusami. Il finale è sempre uguale però, no? Scusami Cocò, scusami un attimo. Ve lo prendo, vi faccio vedere la copertina. Sì, no, Cocò, senti una cosa, vuoi far sapere, vuoi raccontare a loro che ti ha detto tua madre? No, che non ti conosceva alla presentazione del libro. La prima presentazione l'ho fatta in questo circolo della Niene di Roma. Che strano, non lo fa nessuno. Bello. Sonia, però una donna
perché era il 2019, non adesso. Ah beh, che ammazza, dato certo, lo... sì. Una donna che presenta un romanzo erotico in un circolo di uomini maschile, che anzi, eccetera. Non vabbè, hanno non avuto problemi a invitarti, però, immagino. Beh, col no, la prefazione me l'ha scritta Pino Strabioli. Ah beh, bello. Eccolo, questa è la copertina. Bella, bella la copertina. Bella, sì. Bella la copertina. Quello è un romantone vintage che mi ha dato Renato Balestra, carino, eh? No, tra l'altro l'immagine bello. Riflessa praticamente all'infinito, perché vuol dire dentro tanto. Di me. Esatto, esatto. Ah no, ah, pensavo fosse dentro di tre, perché ci sono tre duche. È un trisam, è un argomento. Ma che poi, peccato che sia finita la trasmissione. Bugiardo, scusate, non pensa più al sesso, scusate. Bugiardo. No, ma è un libro scusate. Alto, Rudy. Sì, è alto. No. No, sono solo 100 pagine. Comunque allora è un io vorrei erotico. Dimmi Rudy, vai, vai. Io intanto lo compro adesso, stacco Skype e Amazon. Amazon e lo compro. Ma no, invece mandami l'indirizzo che te lo mando autobiografato. No, ma no, autobiografato. La cultura si compra. È una cosa a poca perché... poca partire, bisogna comprarli perché... bravo, no, no, Rudy, vorrei bravo. Chiudere ecco, sì. Vorrei chiudere, propongo una cosa, chiudiamo con una bella canzone che mi ha ispirato tutto questo racconto della duchessa cantando tutti insieme. Sonia, possiamo, però, possiamo farla? Vai, senti Lucio, sono vai, terrorizzato, vale. Vai. Io vorrei cantare tutti insieme Nell'aria di Marcella Bella. Vabbè. Perché ha questo racconto stupenda. È un po' questo racconto erotico anche lì, no? Bravo. Vai. La gatta che è ancora lì non va. Respiro ancora, sai. Nell'aria sveglio ma ci sei, c'è voglia, una voglia dentro me, è una febbre che mi assale, io mi sento così male, male. Bellissima canzone, che idea che hai avuto. Oh, ma che peccato che siamo alla fine della trasmissione, mannaggia. È la decollata adesso. Dobbiamo iniziare a mezzogiorno, dobbiamo cambiare orario. Ho messo 20 minuti a entrare qua. Dentro di te. A entrare dentro di voi. Volevo dire che alla presentazione... Savino Zabba ha intervistato mia madre che si era proprio ammacchiata dietro o nascosta? Nascosta e le ha detto: signora Rudy, smettila per favore. Rudy, c'è un'immagine indecorosa. Vabbè, non ve lo racconto. No, dai. Ci interessa. Vabbè, ha detto: signora, ma lei che ne pensa di sua figlia che scrive erotico? Cioè, guardi, io non l'ho letto tutto, ho letto qualche pagina di quelle parti così, mi chiedevo: ma dove le ha imparate mia figlia queste cose? E poi... Ma perché la dottoressa ride? Dottoressa! Ha letto il libro. E poi ha detto: le avevo chiesto di aspettare che morissi, e poi ho aspettato 4 anni, ho detto: mamma, mo lo pubblico. Non morirò mai! È un genio! Ragazzi, io ci starei a rifare la settimana prossima, dai. Squadra che com'è? Squadra che vince, che non vince, se cambia. Voi, scusate, se non voi Rudy. No, si può fare un nuovo gruppo. Mary Rudy. Tanto Rudy lo troviamo dove lo lasciamo la settimana prossima, lì. Sì. Pure a dormire. Sembra che sta aggiustare le ruote della bicicletta. Sta chiedendo aiuto, Rudy. Sta mandando un messaggio. Sta mandando un messaggio, Rudy. Mary Rudy. Sciogli lingua. Io ho morto. Allora, volevo dire una cosa, in diretta, Sonia, Alessandro, Rudy, Cocò, se siete liberi sabato prossimo, facciamo una cosa divertente. Se ci siete, poi dopo ci sentiamo, guarda Rudy lì. Rudy...
che poi io Rudy lo vorrei sempre in trasmissione, non si riesce, ma non può staccarsi da là dentro. Io chiedo di essere collegata almeno 80 minuti prima, esatto, per tutti i problemi. Però mi fai dal vedere venerdì le sera. Scarpe. Allora, le scarpe, sì. Mi fai poi vedere le scarpe. Mi porto con l'iPad due, diciamo, le scarpiere, quelle che sono le prime due che ho fatto. Okay, allora ragazzi, se ci siete davvero, no, guardate che c'è Valentina Poggi che sta qua, mi sta guardando, è tanto carina, ma lei deve partire con Semplicemente Sabato e noi ci stiamo rubando tempo alla sua trasmissione, troppo gentile, Vale. Allora, veramente, sto dicendo, veramente, se il sabato prossimo siete liberi, facciamo una cosa, troviamo un altro argomento figo, eccetera, però Rudy, dall'inizio, puoi, devi, non l'ultima mezz'ora, ce la puoi fare? Parliamo con Maria, chiedo una lettera di raccomandazioni, gentile signora Maria. Leggo il libro, mi preparo. Anche noi, anche noi. Lo compriamo tutti. Vabbè, Coco, allora ci sentiamo, tanti e tempo ci sentiamo oggi pomeriggio, come sempre, perché commentiamo. Va bene, un saluto a tutti. Un bacio a tutti. Ciao. Ragazzi, la trasmissione sarà replicata stasera alle ore 20, domani mattina alle 10, domani sera alle 20 in televisione, mentre stasera alle 20:30 e domani sera alle 20:30 in radio. Grazie a tutti, grazie a Sora Bianelli, grazie a voi Alessandro, poi mi devi dire se noi possiamo essere, visto che sei mezzo rabdomante dell'amicizia, come siamo noi così. Grazie Loredana Petrone, grazie a te, Sonia. Grazie Alberto, grazie. Laurenti, grazie Luciano, grazie Daniele, grazie a tutti, un grande bacio da Sonia D'Agostino. Striscio dance, striscio dance, striscio dance, lascia in pace la tua biscia, tanto è sola, striscia, solo questo tu sai fare, strisciare.